Taormina. In questo teatro gli eroi delle tragedie greche lottavano contro il fato. Atletica pesante anche quella. Ma quest'oggi si fa dell'atletica pesante in un senso più letterale. Il trofeo di lotta libera, per cui vediamo ora incontrarsi Umbria e Liguria, si intitola un grande campione della pedana, Nizzola. Prese di testa, ma chi veramente perde la testa è il pubblico. Madre Natura deve averci fabbricati i solidi se abbiamo potuto inventare questo sport. Più giovane del giovanile pubblico, André Gide, a cui non pesano né gli 81 anni né la gloria di scrittore. Immobili come se meditassero, finché uno degli avversari ha toccato le spalle. L'arbitro alza il braccio del vincitore, Fornari di Genova. Altro combattimento, Campania contro Calabria. Imitando le loro province schierate sull'orlo del mare, i combattenti prediligono l'orlo della pedana. Chissà se leggeremo nel celebre diario di Gide il resoconto di questa giornata. Maestro di stile, egli definirà lo stile di questi sollevatori di pesi. E come dorata romano sollevi gli 85. Ma più forse lo incanterà questo crepuscolo sul teatro.